Ciao ragazzi, io sono Red. Siamo qui ritornati al Monopoly Software con un nuovissimo sfrigolante e sfrizzante video. Di cosa parliamo oggi? Beh, di Glock. Come sapete, io sono grandissimo fan delle Glock, VE, VFC, Umarex, quello che è, non cambia. Infatti oggi vi porto le Glock 17 o G17 generazione 5, quindi le più nuove, tra virgolette. Vi farò vedere tutte le piccole innovazioni e differenze che ci sono tra il modello della VE e il modello VFC. Direi di non perderci in ulteriori chiacchiere, prima di partire, sigla! Faccio una piccola premessa, ovviamente parliamo di due Glock, sì, generazione 5, ma con delle differenze, in quanto una è appunto della VE, l'altra invece è VFC. La differenza sostanziale tra le due, ve lo dico già adesso, è sicuramente che VFC ha i loghi originali, come sapete. Infatti la Glock della VE è chiamata G17, non Glock 17, mentre invece la Glock appunto replica fatta da VFC è chiamata Glock 17 e poi ha tutti i loghi veramente dappertutto. Comunque dopo ve la farò vedere da vicino in modo tale che possiate vederlo anche voi. L'altra differenza sostanziale è che in generale i materiali di VFC sono un pochino migliori, in quanto costa leggermente di più e quindi è costruita meglio. Partiamo parlando del modello della VE, che è quello un pochino più economico, tra virgolette. Non troviamo nessuno dei loghi ufficiali Glock che ci sono su quello della VFC, ma a parte questi due elementi e le tacche di mira, se proprio devo buttarcele in mezzo, la differenza è quasi impercettibile. E quali sono quindi le modifiche sostanziali che ci sono state tra generazione 4 e generazione 5? Beh, sono presto dette. Come potete vedere in questa Glock di generazione 4, le scanalature per le dita appunto creavano un piccolo problema. Perché? Perché se voi avevate le dita più grosse o che non stavano all'interno delle scanalature, impugnare la pistola era un pochino più complicato. Nella generazione 5 questo problema è stato ovviato dal fatto che sono state completamente rimosse. Alcuni di voi potrebbero dire: sì, ok, le abbiamo rimosse, però io poi dopo perdo grip. Questa cosa è stata ovviamente ovviata, in quanto è stato rifatto completamente il pattern del grip in modo tale da essere un pochino più aggressivo sia sulle dita che appunto con il guanto e bloccarsi meglio in mano. Devo dire che non me l'aspettavo, ma effettivamente migliora parecchio, perché prendere in mano la pistola e tenerla salda non è così difficile o non è così spiacevole come poteva essere sulle generazione 4, che facevi fatica a tenerla in mano, soprattutto se avevi le dita un pochino grosse o le mani un pochino larghe, insomma. Si scherza, ovviamente. Altra modifica molto molto interessante, ve la faccio vedere direttamente sulla VE di generazione 5, è che il tastino dello sgancio del carrello è presente sia sul lato sinistro che su quello destro, quindi per i nostri amici sinistroidi non sarà un problema andarla a sganciare con l'altra mano. Quindi nel momento nel quale la pistola è bloccata in questa maniera, se siete dei sinistroidi maledetti figli del diavolo come me, vi basta premere da questa parte qui e il carrello si va a chiudere. Altra modifica che mi ha fatto veramente tanto piacere è che la molla di ritorno del carrello è stata modificata in entrambe, perché quando voi andate a... se riesco a smontare una Glock, che dovrebbe essere una di quelle cose... puttana merda. Quando voi andate ad aprire la vostra pistola, vi sto sempre facendo vedere la VE perché tanto le modifiche sono quasi uguali, dopo vi farò vedere esattamente cosa cambia da una all'altra. Questa fantastica molla di ritorno del caricatore a questo giro ha un suo incavo all'interno del carrello, fatto meglio, sagomato meglio, che permette proprio che questa trovi il suo posto all'interno e non sia così difficile, se avete smontato le Glock lo sapete bene, riposizionarla all'interno una volta che avete aperto la pistola in entrambe le posizioni, quindi sia sul davanti che qui in basso. Molto molto bello, ragazzi, devo dire che è una delle cose che mi stanno più a cuore. Altra cosa importante che è stata modificata è la linea della pistola. Come potete vedere qui sul davanti, la linea normalmente quadrata e molto geometrica delle Glock è stata un pochino smussata. Questo ha svariati vantaggi. Primo tra tutti, quando andate a inserire la Glock in fondina sarà molto più semplice farla entrare giusta all'interno di essa, sostanzialmente. Questa features si trova anche nel ricevitore dei caricatori, che come potete vedere anche qui è stato fatto a imbuto, infatti è leggermente più largo, permette quindi
di inserirli direttamente ed evita quindi lo spiacevole fenomeno di voi che cercate di inserire dentro il caricatore e questo vi si blocca esattamente quel millimetro più in là. Tutto questo vi permette quindi un processo di utilizzo della pistola molto più semplice nelle varie parti che normalmente vi potrebbero dare problemi, come rimettere la pistola in fondina o infilare il caricatore e fare il cambio. È veramente molto semplice, non pensavo che una modifica così piccola potesse effettivamente andare a migliorare sostanzialmente il ciclo di utilizzo della pistola, ma in realtà è effettivamente così, quindi veramente interessante ed è uno dei motivi per cui sto passando appunto a generazione 5, perché è effettivamente migliore. Bene, finito di parlare delle differenze tra generazione 4 e generazione 5, possiamo andare a sciorinare. Sciorinare? Ci dice sciorinare? Perfetto. Scriveteci nei commenti se si può dire o no, come al solito. Finito di parlarvi appunto delle piccole cagatine che sono cambiate, insomma piccole, si fa per dire, che sono cambiate appunto da generazione 4 a generazione 5, passiamo a una visione un pochino più da vicino della pistola e partiamo sempre con quella della VE. Vi farò vedere ovviamente le cose che sono state ottimizzate esclusivamente per VE e dopo vi farò vedere invece VFC e alla fine vi dirò quale delle due è migliore. Bene, come detto partiamo da quella della VE, le differenze sostanziali e le cose che mi sono piaciute sono, come già detto ovviamente, il rifacimento del design della pistola. Il corpo della pistola è in polimero rinforzato mentre il carrello è in alluminio. Tutto il colore della pistola è black, come potete vedere. I caricatori sono compatibili dalle generazioni precedenti, quindi potete prendere un caricatore da Glock della VE di generazione 2 e metterlo su questa e sparerà nello stesso modo. Si possono utilizzare sia quelli a green gas che quelli CO2, quindi molto figo. Il peso è di 800 grammi nella media, non è né troppo pesante né troppo poco, quindi vi si blocca salda in mano, riuscite a tenerla in puntamento per abbastanza tempo e non è nemmeno troppo leggera che vi sballonzoli un pochino troppo in mano. Come lunghezza invece troviamo 185 mm, la vostra normale Glock. L'unica piccola pecca che ho riscontrato su questo modello sono le tacche di mira, che a differenza di quelle della VFC che vi farò vedere dopo, sono un pochino meno curate. Avrei preferito avere due pallini per puntare, invece queste sono le solite tacche di mira che si trovano un pochino su tutte le Glock VE di generazioni anche precedenti. Gli interni sono stati comunque nettamente migliorati, si sta avvicinando a una pistola di fascia alta mantenendo un prezzo di fascia media e questo è estremamente lodevole. Rispetto infatti alle generazioni precedenti, a questo giro tutti i meccanismi funzionano in maniera molto più scattante, performante, insomma. Sono piacevolmente sorpreso perché non mi aspettavo delle modifiche così vicine a, tra virgolette, la realtà ed è stato fatto veramente un bel lavoro. E da fan appunto di VE, in quanto ne ha avute una quaterna, e sono contento, sono piacevolmente sorpreso da quello che è stato fatto con questa pistola. Soprattutto, piccolo vanto in particolare di questo modello qui è che c'è già presente una filettatura per silenziatore, quindi non dovrete andarcela ad aggiungere. Ovviamente questo spegnifiamma orripilante rosso si può rimuovere, quindi è un piccolo tocco di classe che abbiamo apprezzato. Passiamo adesso al modello VFC. La prima cosa che salta sicuramente all'occhio è la presenza di 350 miliardi di loghi Glock su tutto il corpo della pistola. Questo è perché ovviamente VFC ha comprato i diritti per metterci loghi e quindi è ufficialmente licensed by Glock, che c'è scritto anche proprio qui. E potete trovare appunto, come vi ho detto, i loghi Glock un pochino ovunque, addirittura anche sulle tacche di mira. Addirittura c'è, adesso ci arriviamo, se me la mettesse a fuoco, in Austria, che è un tocco di classe che è effettivamente molto carino, in quanto la pistola è veramente realistica, quasi al 100%. Altro pregio rispetto a VE sono sicuramente le tacche di mira, che a questo giro hanno, come vedete, i pallini, permettono di entrare in puntamento in maniera più semplice e giustificano anche una generazione 5 in cui sono state fatte effettivamente delle migliorie importanti. Troviamo le stesse caratteristiche della generazione 5, quindi il ricevitore dei caricatori è un pochino più largo, sempre fatto a imbuto in modo tale da poterceli infilare in maniera più semplice. Ho appena visto che ci sono i loghi anche sul culo dei caricatori, giusto perché non ne avevano messi abbastanza. Abbiamo il tasto di rilascio del carrello da entrambe le parti e ovviamente la punta della canna è stata leggermente sagomata in modo tale da essere un pochino più morbida. Per quanto riguarda gli interni, ma tua sorella fa il cantante? Fammi capire. Anche qui la molla di ritorno del caricatore è veramente bella, fatta veramente bene, come potete vedere. Addirittura qui ci sono i dentini sull'attacco per permettere un incastro migliore. Addirittura le molle sono telescopiche in modo tale da entrare una sull'altra e permettere appunto un ritorno migliore.
Come avete visto, UFC ha una cura negli interni un pochino superiore a UE, anche perché hanno effettivamente dei prezzi abbastanza diversi, che sono giustificati appunto dai loghi e dalla qualità dei materiali. A proposito di materiali, troviamo corpo della pistola in polimero rinforzato e carrello in alluminio, al che il funzionamento della pistola e il feeling che ha in mano è nettamente migliore. Altra cosa che mi ha fatto impazzire, quindi preferire UFC da questo punto di vista, è che, come potete vedere, sul caricatore, che non ha messo a fuoco, ci sono questi due spazi. Cosa servono queste scanalature? Beh, semplicemente quando voi infilate il caricatore dentro, questo rimane fermo in posizione perché è tenuto da entrambe le parti. Su VE invece questa cosa è a metà, ovvero lo troviamo solamente da una parte. Su questo modello ovviamente non troviamo le scanalature per attaccarci il silenziatore di default, che è un peccato in quanto è una delle poche cose che ha da invidiare appunto a VE. Però come feeling in mano e come anche pattern del grip, a differenza di VE che sì è stato migliorato, questo è nettamente superiore, vi si blocca in mano in maniera più solida e l'utilizzo è più piacevole, se devo essere sincero. Mi piace effettivamente di più come feeling in mano. Bene, siamo arrivati quindi alle conclusioni finali. Cosa dirvi di queste due pistole? Sono fan di entrambe, hanno entrambi dei vantaggi e degli svantaggi. Ovviamente io mi trovo estremamente bene con VE, però devo dire che Umarex fa le cose fatte meglio, quindi sostanzialmente alla fine dei conti diventa un giochino di quanti soldi avete da spendere. Sono entrambe veramente ben fatte, ho apprezzato tantissimo che VE si stia mettendo tra virgolette al passo con la concorrenza, in quanto ha aumentato la qualità dei propri prodotti mantenendo comunque un prezzo abbordabile da pistola di fascia media, con delle caratteristiche sostanzialmente da pistola invece di fascia alta, veramente apprezzabile. UFC, Umarex sostanzialmente fa sempre le cose estremamente ben fatte, mette una cura maniacale all'interno dei suoi prodotti, ci sono un pochino di cose che andrebbero messe a posto, però per quanto riguarda ergonomia e funzionamento entrambe le pistole sono fenomenali. Sembrano delle piccole migliorie e probabilmente sono così per alcuni di voi, ma nel momento nel quale comincerete a giocare in maniera un pochino più costante, o se vi piace fare del tiro dinamico nel vostro giardino o fare anche delle competizioni di soft air di tiro dinamico, vi assicuro che delle piccole migliorie come queste fanno la differenza. Filologia secca. Noi al Monopoly Soft Air offriamo un servizio speciale per tutti quelli di voi che hanno gli incubi sul fatto che gli si possa rompere il fucile dopo poco e che magari lo prendono online e poi mandarlo indietro è un casino. Se lo prendete in negozio fisico da noi, abbiamo questa offerta che si chiama garanzia a vita, e vuol dire proprio a vita. Vi permette quindi di assicurare il fucile qui da noi al Monopoly e vi offriamo appunto dei servizi di manutenzione costanti, quindi voi dovrete portare il fucile ogni tot qui da noi, che ci occuperemo appunto di metterlo a posto, controllare che vada tutto bene, e per tutto il resto della vostra vita voi avrete un servizio di manutenzione e controllo della vostra arma replica continuo e costante. Ve lo consiglio, io l'ho già fatto perché effettivamente è molto utile, soprattutto quando si spendono determinate cifre per un fucile, e vi assicura quindi di stare tranquilli e dormire sonni tranquilli. Niente ragazzi, questo è tutto quello che vi volevo dire. Trovate qui sotto tutti i link dei nostri social. Ricordate di passare dall'Instagram sia mio che di Monopoly, perché troverete un sacco di informazioni utili, prodotti, foto. Vedrete i vostri idoli mentre si dilettano a fare storie molto stupide. Scherzi a parte, trovate tutti i link qua sotto, anche del sito che aprirà Sempre che aprirà effettivamente il 10 ottobre, così troverete tutto il catalogo, le cose, le informazioni che desiderate, che bramate, che volete in maniera assidua. Detto ciò, qui da Red è effettivamente stavolta veramente tutto. Noi ci vediamo settimana prossima con il nuovo video e stay hungry! Ghost? Senti, ma ho trovato una cosa interessante, vieni un attimo che ti faccio vedere dove te la metto. L'unica piccola pecca che ho riscontrato su questo modello, non ce la posso fare.